Buonasera a tutti e do il benvenuto a chi si è connesso adesso per il nostro webinar dedicato al tema dell'educazione, sfide e opportunità degli strumenti digitali. Sono padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica. Noi realizziamo questi webinar insieme alla Georgetown University e mettiamo insieme in partnership le nostre risorse come istituzioni antiche legate alla Compagnia di Gesù. Il tema che stiamo affrontando è un tema in realtà molto importante, molto fresco e molto attuale, purtroppo grazie al Covid, perché abbiamo imparato come di fatto la rete è un luogo in cui oggi è possibile formarsi, è possibile educare, perché l'ambiente fisico non è disponibile così come l'abbiamo vissuto nel tempo del primo lockdown. Allora vorremmo indagare un po' meglio, cioè capire che cosa sta succedendo, se questo è un momento difficile, complesso da superare, oppure se c'è in questo tempo un elemento di sfida, se vogliamo, per il futuro, che mi sembra la cosa più importante da capire, cioè se quello che stiamo vivendo contiene dei semi per il futuro. Allora vorrei dire alcune cose che sono di inquadramento generale, quindi non entrerò poi direttamente nel tema che sarà affrontato dai nostri relatori. Vorrei dire all'inizio che mi permetterei di dire che la rete, cioè internet, non esiste. Cioè, noi siamo colpiti dalla tecnologia e finché saremo colpiti dalla tecnica, dal macchinoso, non capiremo il significato antropologico della rete. La rete sì è una rivoluzione, ma è una rivoluzione antica. In particolare, direi con salde radici nel passato, perché dà forma nuova, evidentemente, ma ha desideri e valori antichi quanto l'essere umano. Noi siamo in rete per la conoscenza e per la relazione, e certamente né la conoscenza né la relazione sono dei bisogni nuovi, ma al contrario fanno parte dell'uomo sin da quando è apparso su questa terra. Quindi quando si guarda a internet occorre non solo vedere le prospettive di futuro che offre, ma i desideri e le attese che l'uomo ha da sempre avuto e alle quali prova a rispondere. Ha scritto Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2014: la rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili, ma di persone umane. Allora, la rete è una rete di persone, che connette persone e contenuti e le persone e i contenuti. Quindi la vita stessa in realtà è una rete che si esprime fisicamente e anche digitalmente. Internet fa parte ovviamente della nostra vita quotidiana, è un dato di fatto. Non è un insieme di cavi, di fili, di modem, di computer. Sarebbe errato identificare la realtà e l'esperienza di internet con l'infrastruttura tecnologica che la rende possibile. Sarebbe come identificare la famiglia, per esempio, con la casa dove la famiglia abita, no? Allora il focolare domestico, home, no? Come dicono gli inglesi, non si può ridurre all'edificio abitativo, la house, evidentemente. È la stessa cosa, perché internet è innanzitutto un'esperienza. Finché si ragionerà in termini strumentali, cioè della rete come uno strumento, allora non capiremo nulla, non capiremo nulla del significato vero della rete. La rete è un'esperienza che quei cavi, quei fili, quei modem, eccetera, quei computer, quei tablet, i cellulari rendono possibile. Un contesto esistenziale. Diceva Papa Benedetto XVI nel suo ultimo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni: l'ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani. Quindi è interessante questo, cioè c'è l'abolizione del termine virtuale, in qualche modo, no? Cioè, l'ambiente digitale vive accanto e dentro, anzi possiamo dire ormai quello fisico, cioè sono ambienti che si intrecciano tra di loro, non c'è uno virtuale, fake, in qualche modo autentico, alienato, falso, apparente, e quello fisico che invece è reale. No, lo spazio digitale non è inautentico, alienato, falso o apparente, ma è pienamente interrelato con quello che è lo spazio virtuale, vitale, scusate, quotidiano.
che richiede responsabilità, richiede valori. Siamo chiamati quindi a vivere bene sapendo che la rete è parte del nostro ambiente vitale. Interessante un'altra citazione che faccio all'inizio di questo webinar di Benedetto XVI. Lo sviluppo delle reti sociali, ha scritto, richiede impegno. Le persone sono coinvolte nel costruire relazioni, nel trovare amicizia, nel cercare risposte alle loro domande, nel divertirsi, ma anche nell'essere stimolati intellettualmente e nel condividere competenze e conoscenze. Così, scriveva il Papa, i network diventano sempre di più parte del tessuto stesso della società, in quanto uniscono le persone sulla base di questi bisogni fondamentali. Le reti sociali, concludeva, sono alimentate da aspirazioni radicate nel cuore dell'uomo. Interessante questo legame tra le reti sociali e il cuore dell'uomo e le sue aspirazioni radicate in esso. Quindi, ancora una volta lo ripeto, la rete sì, ovviamente è fatta di strumenti e si vive in rete grazie agli strumenti, ma non è uno strumento. Le tecnologie della comunicazione stanno creando un ambiente digitale nel quale l'uomo impara a informarsi, a conoscere il mondo, a stringere e mantenere in vita le relazioni, contribuendo anche a definire un modo di abitare il mondo, di organizzarlo, guidando e ispirando i comportamenti individuali, familiari, sociali, eccetera. Allora, questo valore umano è quanto mai parte della nostra esperienza, perché noi siamo in rete. La nostra vita è anche là. Noi esistiamo anche in rete. Una parte, diciamo, della nostra vita è digitale. Questo significa che l'ambiente digitale è un ambiente in cui noi ci formiamo. Allora non è strano vedere come la rete sia di fatto parte, no, del contesto della nostra formazione. Non è adesso perché c'è il Covid o dobbiamo star chiusi in qualche modo, dobbiamo preservare, diciamo, la nostra salute, che improvvisamente la rete è diventata un luogo di formazione. Niente affatto. Anzi, la cultura che noi, di cui noi usufruiamo spesso si trova proprio su piattaforme digitali. Quindi direi la questione non è solo di vivere nella rete l'informazione e l'apprendimento, ma al contrario, e questo è il tema del nostro incontro, anche l'educazione. Cioè la rete è un luogo nel quale si impara a vivere, a pensare, a entrare in relazione, a vivere i valori. Quindi credo che questa sia la grande sfida che oggi stiamo vivendo e questa è la sfida che vogliamo porre a chi sta partecipando al nostro webinar ed è la domanda che sostanzialmente poniamo ai nostri relatori, che ringrazio di cuore di essere con noi qui questa sera. Grazie infinite, Padre Antonio. E come sempre la tua introduzione indica proprio il fuoco tematico del webinar. Vorrei anche ringraziarti per rendere possibile questa collaborazione tra la Civiltà Cattolica e la Georgetown University. E aggiungo anche i miei ringraziamenti allo staff del Global Engagement che sponsorizza questa iniziativa. Io sono Deborah Tonelli, rappresentante della Georgetown University a Roma. Buonasera e benvenuti a tutti quanti al quarto webinar della serie Questioni di Civiltà, in cui appunto parleremo di educazione, sfide e opportunità degli strumenti digitali. Come ci faceva notare Padre Antonio, questo titolo è fin troppo denso e vuole sintetizzare al massimo le questioni in gioco. Sono tantissimi i temi che potremmo trattare questa sera e quindi lasceremo che siano i nostri ospiti, attraverso le domande che gli sottoporrò, che mettano loro in evidenza gli aspetti principali. Vorrei quindi presentarvi appunto ai nostri ospiti di questa sera e poi iniziare con un primo giro di domande. Come al solito i nostri ospiti sono molto diversi fra di loro. Cominciamo con Riccardo Luna, che è un giornalista molto noto in Italia, che da sempre si occupa di tecnologia e innovazione. Ha collaborato e collabora con le maggiori testate giornalistiche, tra cui Il Messaggero, Avvenire, Repubblica. E nel 2009 viene nominato direttore della nascente rivista Wired Italia, l'omologa di quella statunitense che si occupa di tecnologia.
Dal 2012 è consigliere di Oxfam Italia, ha fondato Campus, il Romanista, è stato il promotore della candidatura di Internet al Nobel per la pace e coordinatore del Board Innovazione di Expo 2015. Nominato poi nel 2014 Digital Champion per guidare le iniziative nazionali e rendere ogni europeo digitale. È stato poi direttore responsabile dell'AGI fino al 2019 e nel 2018 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il premio rappresentanza del Quirinale per il valore sociale e culturale dell'iniziativa che ha presentato a Roma, Dreamers 1968, come eravamo, come saremo. Dal 2019 cura la rubrica Stazione Futuro per il quotidiano La Repubblica. Benvenuto quindi a Riccardo Luna. Grazie. Beh, bello e buffo sentire un pezzetto della propria vita raccontato in questo modo, però mi ha anche lusingato. Grazie davvero. No, quello che mi dispiace è che sono solo pezzetti e di ciascuno potrò davvero soltanto dare un assaggio, tanto voglio dire siete noti e quindi poi sul web si trova di tutto e di più. La difficoltà era semmai selezionare cosa mettere in evidenza. Stella Morra è sociologa di formazione, poi teologa, professore straordinario nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, direttrice del Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado della stessa università. Si occupa più che altro di ecclesiologia fondamentale, cultural studies, della rilevanza delle pratiche nelle forme storiche della fede. Socia fondatrice del Coordinamento Teologhe Italiano e curatrice anche della collana dello stesso coordinamento Sui Generis per l'editore Effata. Animatrice in Piemonte dell'Associazione Culturale L'Atrio dei Gentili, tra le opere più recenti ricordiamo insieme a Marco Ronconi Incantare le Sirene, Chiesa, Teologia e Cultura in Scena, edito dalle Deoniane, Dio non si stanca, la misericordia come forma ecclesiale e Parole intorno al pozzo, conversazioni sulla fede. Benvenuta Stella. E l'ultimo. Grazie, buonasera a tutti voi. Grazie. E l'ultimo, ma soltanto per la sequenza, è Antonio Cecere, che è tra i fondatori del gruppo di ricerca internazionale Filosofia in Movimento. Studioso dell'illuminismo francese e culture della materia presso la cattedra di storia della filosofia moderna di Tor Vergata. Fa parte anche del gruppo di ricerca guidato da Paolo Quintili presso l'Università di Tor Vergata per la riedizione critica delle voci di Verrocchiano e dell'enciclopedia. Direttore scientifico della Castelvecchi per le collane di saggistica, è anche membro della redazione Il Giornale di Filosofia. Ha scritto saggi e articoli che hanno come tema il rapporto tra politica e religione nello spazio pubblico e infatti tra i suoi ultimi libri segnaliamo La comunità globale è una società senza sacro, le religioni fuori dallo spazio pubblico e poi con Antonio Coratti Lumi sul Mediterraneo e infine L'illuminismo incompiuto e del 2020 Lessico resistente. Quindi benvenuto Antonio anche a te al nostro webinar. Grazie, grazie per la presentazione, veramente generosa. No, grazie a tutti voi di essere qui e vorrei iniziare questo primo giro di domande con Riccardo Luna. Tu hai sempre contribuito a diffondere il digitale in Italia e anche a mostrarne l'importanza, rendendoti promotore di iniziative nuove, davvero innovative, non solo a parole. Ora, come spesso accade, con i temi che diventano di uso comune, si rischia poi di perdere il significato delle parole che si usano. E quindi io vorrei che tu, da esperto, ci spiegassi veramente cosa significa l'espressione educazione digitale. E in che modo il digitale sta modificando un po' la forma e i contenuti della conoscenza e dell'informazione. A te, Riccardo. Beh, intanto grazie. Mi ha fatto piacere come riascoltare dopo un po' padre Antonio su questi temi, perché come lui si ricorderà, quando esattamente 10 anni fa si era conclusa la campagna per candidare Internet al Nobel della Pace, campagna che avevo in un momento di ottimismo sconsiderato lanciato nel 2009 quando partì Wired,
e proprio il filo di quella campagna, il punto d'attacco era Internet è una rete di persone. E complessivamente queste persone costituiscono in rete la più grande arma di costruzione di massa, perché attingiamo a conoscenza, attingiamo a relazioni, questa cosa è la più grande arma che può consentire di cambiare il mondo. Sicuramente le cose non sono andate come avevamo immaginato, perché gli algoritmi scritti da Google, da Facebook, da altri hanno creato delle bolle in cui tutti quanti noi viviamo quando siamo in rete, ci fanno vedere soltanto quelli con cui andiamo d'accordo, evidenziano e promuovono i contenuti a volte peggiori. Quindi sicuramente Internet da quel punto di vista ha mostrato anche un suo lato oscuro che nel 2009, nel 2010 non avevamo ancora visto. Però quell'assunto fondamentale resta, cioè primo non parliamo di una dimensione virtuale, ha fatto benissimo Padre Antonio a ricordarlo, quelli che distinguevano il virtuale e il reale come se quello che accade sui social, sulla rete, fosse finto, fosse intangibile, visto che non lo potevo toccare, non era vero, è assolutamente sbagliato, no? Cioè, ci sono pezzi delle nostre vite che stanno là dentro, che sono fondamentali, e che quindi quella barriera lì non ha più una ragione d'essere. E poi dicevo appunto il fatto che ci sono persone collegate e quelle connessioni sono connessioni reali. Il tema dell'educazione digitale è interessante perché in realtà in italiano, come a me è piaciuto il parallelo che ha fatto Padre Antonio fra home e house, ecco, anche in italiano se voi prendete la parola educazione e la prendete in inglese vogliono dire due cose abbastanza diverse. Educazione in senso di essere educati e di sapere come comportarsi in rete è un tema che per esempio all'inizio del web se ne è molto parlato, si parlava di questa netiquette, l'etichetta della rete, cioè quali sono i comportamenti corretti che dobbiamo avere in rete, quello che possiamo e non possiamo fare, ma non anche cose banali, quando si manda una mail, come si manda, gli utenti in copia, le cose, i comportamenti minimi da fare per essere educati in rete, no? Per comportarsi bene. Quando parliamo di educazione digitale, in realtà parliamo di un'altra cosa, che è un po' più ampia del fatto di sapere quali sono i comportamenti giusti o come si tagga qualcuno o come si fanno quelle cose lì. Parliamo di formazione, parliamo di istruzione, cioè parliamo di una parte importante della nostra vita che là dentro cambia, cresce. Cioè, da quel punto di vista noi abbiamo un grande gap in Italia, che è un gap storico, che è complicato anche... Io sono anni che lo studio e soltanto da poco posso dire di aver provato a capire da dove nasce. Noi abbiamo un gap storico che è quello per il quale ancora a giugno, secondo l'Unione Europea, che pubblica un rapporto annuale su questo che si chiama DESI, che è l'indice di trasformazione digitale, economica e sociale di ogni paese, siamo l'ultimo paese d'Europa per competenze digitali. Cioè se parliamo di educazione digitale, intesa in quante competenze hanno i cittadini quando parliamo di internet, usarlo, essere connessi, relazionarsi con gli altri, fare delle azioni oltre che subirlo soltanto la rete, ecco, su quello siamo gli ultimi d'Europa. Allora, per un paese che è stato fondatore dell'Unione Europea e che è una delle più grandi economie del mondo, l'ultimo posto di competenze digitali pone un problema formidabile. Cioè siamo, da quel punto di vista, stiamo perdendo delle occasioni e stiamo, tra l'altro, che non è meno grave, lasciando indietro un pezzo di paese. Cioè noi abbiamo due grandi temi quando parliamo di digital skills, di competenze digitali, di formazione in questo paese. Il primo è che abbiamo il più alto numero di non utenti di internet. Cioè nessun paese in Europa ha tanti non utenti di internet come noi. Parliamo di 10-12 milioni di italiani che non sono mai entrati in rete. E l'altro problema che evidenziava proprio il report che è uscito a giugno, anche tra quelli che usano la rete, siamo quelli che lo usano peggio. Allora lì non si tratta di misurare il fatto che uno sappia o non sappia sviluppare una app o scrivere delle righe di codice o fare qualcosa di complicato. Quando si parla di usare internet vuol dire proprio scaricarla un'app, utilizzarla. Pensate ai Immuni questi giorni, no? L'app di cui si parla tanto per il coronavirus. Quanti sanno davvero scaricare un'app e installarla? Immuni è facilissima, però per molte persone quella costituisce una barriera importante. Ai miei due genitori mi sono dovuto mettere accanto a loro e gli ho fatto vedere come si faceva, no? Quindi per molti è una barriera. Allora perché l'Italia è così indietro? Un po' perché per tanto tempo la politica ha sottovalutato la rete, l'ha considerata una cosa da ragazzini, un modo per perdere tempo, se ne poteva fare a meno, no? Quindi il messaggio era che questa non era una cosa significativa. E l'altro tema che invece riguarda proprio quello come siamo come italiani, secondo me ha a che fare con la demografia e ha a che fare con i titoli di studio. Cioè noi in Italia noi abbiamo il 43% degli italiani che hanno ancora la licenza media o elementare, il 43%. E quindi ovviamente c'è un tema di formazione, di educazione, che viene prima di quella digitale, di formazione to cure, di formazione, di investimento sulla scuola, che evidentemente va, in qualche modo va recuperato. Cioè c'è un gap
di strumenti culturali, che quindi prima ancora di arrivare dentro la rete, anzi rischi di arrivare in una cosa nella quale poi rischi, tra virgolette, di farti male per mancanza di competenze, perché poi comunque internet è un grande mondo, è una piazza, ci può stare dentro chiunque, quindi se non sai come comportarti rischi di fare degli errori e di farti dei danni. E la seconda cosa riguarda invece l'età degli italiani. No? Noi siamo un paese, e questo è sicuramente una cosa positiva, siamo uno dei paesi più anziani del mondo, credo insieme al Giappone e a pochi altri siamo tra i paesi più anziani. E ci sono tante persone che sono over 60, over 65, i miei genitori appunto hanno fatto da poco 80 anni, che ovviamente con questo mondo faticano molto. Non siamo un popolo giovane fatto da millennial, siamo un popolo in cui ci sono tante persone in là con gli anni. Allora noi, a quelli che hanno potuto studiare di meno e a quelli che sono in là con gli anni, che cosa diciamo? Possiamo lasciarli esclusi da questa società digitale? Possiamo lasciarli fuori da questo mondo, dalle opportunità che ci stanno? Possiamo dire di voi non ci importa nulla? Ovviamente no, ovviamente no. E che cosa è successo di importante quest'anno? Il Covid, che ovviamente come tutti voi considero una grande tragedia, poi condivido le parole del Papa quando dice non, peggio di questa crisi c'è soltanto sprecarla, no? Quindi non dobbiamo sprecarla, però non toglie il fatto che siamo immersi in una crisi e proprio questi giorni la risentiamo tutti sulla nostra pelle. Ma che cosa ha fatto il Covid di straordinario dal punto di vista digitale? È stato il più potente acceleratore della trasformazione digitale di questo paese, cioè durante i 2 mesi del lockdown per la prima volta più di 10 milioni di italiani hanno fatto una videochiamata, hanno fatto acquisti online, hanno partecipato a corsi online. Cioè quando a un certo punto mio papà, che appunto vi ripeto ormai lo sapete ha 80 anni, mi ha mandato un messaggio per dire ci vediamo con i tuoi fratelli su House Party, ecco, io ho capito che, no, che questa barriera che c'era, questa diffidenza che c'era verso il digitale era venuta meno. Cioè abbiamo capito che è diventato uno strumento di resilienza fondamentale per poter andare avanti. Ha tenuto in piedi la scuola con tutti i suoi limiti, poi ne parleremo se vuoi. La didattica online non ha funzionato benissimo, ma l'anno scolastico non sarebbe finito. Ha tenuto in piedi molte aziende, cioè se non ci fosse stato l'e-commerce di quartiere tutti i negozietti che abbiamo sotto casa sarebbero chiuso, no? Ha tenuto in piedi la pubblica amministrazione che con lo smart working ha potuto continuare. Quindi che è successo? Noi su un ritardo storico che ha tutte le cause che ci siamo detti abbiamo avuto questo switch off fatto dal Covid, per cui moltissime persone hanno detto sai che c'è, ci ho provato, non è così male, forse mi serve, forse mi migliora la vita, forse riesco a tenere in piedi anche dei rapporti umani. Certo, sarebbe stato bellissimo stare oggi in una sala insieme, ma oggi stiamo riuscendo a fare una cosa che 8 mesi fa non avremmo neanche programmato di fare così, per oggi è diventato normale, ce la facciamo, un giorno ci rivedremo, ma intanto questa cosa è vera, non è per niente virtuale il fatto di stare insieme in questo momento, no? Stiamo comunque passandoci, quindi voglio dire, su questo ritardo storico dell'Italia c'è questa opportunità che non, dalla quale sicuramente usciremo diversi e migliori, se soprattutto su questa disponibilità degli italiani a usare il digitale meglio sapremo fare investimenti. Cioè oggi è chiaro che hanno imparato a fare una videochiamata, tutto il resto è formazione che dovranno fare. Allora io spero che finalmente dopo 10 anni di inutili convegni in cui le aziende hanno promesso di fare qualcosa per chi era rimasto indietro, oggi finalmente si faccia un piano serio per cui quelli che stavano un po' indietro li riportiamo insieme agli altri. Perché da questo punto di vista il digitale non può dividere, ma deve unire questo paese. Grazie moltissimo Riccardo, una sintesi direi efficacissima per capire in che situazione siamo e anche dei motivi per cui ci troviamo in questa situazione. E questo però mi permette di porre una domanda a Stella Morra. Proprio perché in Italia manca una vera educazione e formazione al digitale e come diceva Riccardo Luna, probabilmente manca proprio anche una formazione di base, si ha un po' la tendenza a distinguere, a tenere separati i saperi tradizionali e strumenti digitali, come se ci fosse una resistenza a ripensare i contenuti tradizionali in forme nuove, oppure forse nell'ambito dei saperi tradizionali si percepisce un margine di rischio nel senso di uno snaturamento delle forme dei saperi tradizionali. In qualche modo mi verrebbe da dire che la rivoluzione digitale sia paragonabile a quella operata dalla scrittura o dalla stampa. Non so, tu che ne pensi? Sì, intanto mi aggancio alle cose dette prima di me da Antonio Spadaro e da Riccardo Luna per dire una cosa forse un po' così triste, meno entusiasta della loro. Io credo che, poiché è proprio vero che il virtuale non vuol dire il reale,
ma vuol dire reale in un altro modo, con altre forme. Proprio per questo il virtuale ha gli stessi pregi e gli stessi limiti che abbiamo nel mondo comune in cui viviamo. Dunque non mi stupisce, ad esempio, che un sogno che si poteva avere all'inizio del mondo digitale, di grande uguaglianza, di grande disponibilità per tutti, sia stato interpretato in logica economica di potere da alcuni, esattamente come succede fuori dai computer. Purtroppo le leggi sono per un certo verso diverse, non sono diverse, e quindi credo che rispetto a questo mondo dovremmo riuscire a imparare ad avere le stesse accortezze, le stesse passioni, la stessa capacità di lottare per, di essere responsabili per e di usare per il meglio gli strumenti che non sono solo, mai solo strumenti, ma la realtà che abbiamo per le mani. E questo solo per dire da dove mi muovo, con uno sguardo, come dire, di una ultra sessantenne che ha imparato relativamente presto a usare gli strumenti digitali perché molto facilitata da un apparato culturale previo, il che ti rende più semplice, non c'è nulla da fare. E facendo questo ho imparato anche però a, come dire, a non esserne troppo entusiasta, benché con uno sguardo positivo. Non sono una persona che esalta le biblioteche cartacee, leggo normalmente in digitale ormai, anche perché casa mia è piena di libri e non saprei più dove metterli, ma non esalto nemmeno internet. Nel nostro linguaggio post-Covid tra docenti abbiamo imparato tutti a dire studenti in presenza locale e in presenza online, che non vuol dire in presenza virtuale, sono due modi della presenza, in presenza locale e in presenza online, che trovo, come dire, che come sempre un indice di linguaggio. Allora, rispetto ai saperi tradizionali, è ovvio, i saperi tradizionali hanno sempre delle diffidenze verso il nuovo. I filosofi greci, che non amavano la scrittura come Socrate, pensavano che fosse la morte di ogni filosofia, perché non si usava la scrittura. Il sapere si misura sempre con una tecnologia di qualche livello, che ovviamente diventa progressivamente più complessa. E il sapere non ha solo un problema di forma, il suo misurarsi con la tecnologia, certo, ne cambia le forme, ma quello, per esempio, aiutati da uno shock come quello del Covid, anche un po' controvoglia, lo impariamo abbastanza velocemente. Se serve, si impara. Chi sa imparare, impara anche questo. Ma il problema è A, chi non sa imparare, e B, che ogni tecnologia cambia anche l'idea stessa di imparare e di insegnare. Non è mai neutrale. Allora, che i saperi tradizionali resistano all'uso del digitale nell'insegnamento e nell'apprendimento è perché, per esempio, un certo modo e certe tecnologie del sapere ci hanno costituiti come una casta privilegiata. Chi sa insegna a chi non sa. Questo ha radici antiche, se ne potrebbe fare la storia. E se chi sa insegna a chi non sa, io non posso sperimentare, facendo parte della casta di chi sa, non posso sperimentare la fragilità di non sapere. L'uso di un mezzo diverso, di una forma diversa, mi pone di fronte alla mia stessa fragilità, perché mi indica innanzitutto ciò che non so, che non è solo non usare il mezzo, ma per esempio io ho dovuto imparare a imparare da internet. E tutti i libri che avevo letto prima non mi sono immediatamente serviti. E sto continuando a imparare dall'uso del digitale che fanno i miei studenti in presenza online. Questo però evidentemente non è così automatico per l'autocomprensione dei ruoli circa i saperi tradizionali.
Poi, come sempre, esattamente questo passaggio tecnologico è fatto di tutte le cose che troviamo nel mondo, dunque di spiriti più curiosi, più liberi, più contenti anche di mettere in discussione se stessi e il proprio sapere di fronte a una nuova forma che è forma, strumento, ma anche riposizionamento dei ruoli, dei flussi, della direzione. È molto banale, l'abbiamo sperimentato tutti. Per molti secoli gli umani hanno imparato a partire dall'esperienza, il che significava che chi era più vecchio, avendo fatto più esperienze e più errori, poteva insegnare a chi era più giovane. Rispetto all'uso del digitale, ad esempio, l'esperienza è un ingombro, perché io tendo a usare i tasti nello stesso modo in cui ho imparato faticosamente a farlo sul computer, e di fronte a un touchscreen mia nipotina di 10 anni è molto più brava di me, perché non ha l'esperienza della tastiera. Allora, questa è un'inversione del ciclo di apprendimento che è chiaro che come dire, produce delle resistenze nei saperi tradizionali, il che non necessariamente è giusto o sbagliato. È il processo attraverso cui impariamo non solo la netiquette, ma a metterci in guardia dai rischi, a sfruttare le opportunità, cioè impariamo come digerire questo cambiamento. Uno dei problemi fondamentali, dico questo è un altro dei problemi fondamentali che io vedo, poi casomai altre cose si potranno dire dopo, ma uno dei problemi fondamentali che io vedo è che, ad esempio, il riposizionamento provocato dal digitale è un riposizionamento che mette in discussione uno degli assiomi dell'Occidente, la separazione tra privato e pubblico. Semplicemente per il fatto che tutti siamo entrati nelle case degli altri, esattamente come facciamo questa sera, e ne abbiamo visti degli spaccati, delle pareti di libri, degli sfondi virtuali che nascondessero la casa. Ma e io che lavoro da casa e non nel mio ufficio in università, percepisco me e il mio lavoro in un modo diverso. C'è una rottura di privato, delle tradizionali assodate separazioni tra privato e pubblico. Questo per i saperi tradizionali è un problema enorme da affrontare, enorme. E nelle dinamiche di apprendimento e insegnamento è un problema altrettanto enorme. Pensate ai miliardi di problemi che ci facciamo come professori sulla privacy, il diritto d'autore, dove vanno a finire le mie lezioni, si possono poi ritrovare in internet, eccetera, eccetera. Perché c'è un tema molto grosso di riposizionamento. I saperi tradizionali avevano trovato dei luoghi pubblici, tradizionali, regolamentati, dove si trasmetteva il sapere secondo alcune regole. L'abbattimento del rapporto tra privato e pubblico, per esempio, ci sta ponendo un problema che almeno in Occidente da 3 o 4 secoli non ci ponevamo più, che è il problema del comune. Il comune non è né privato né pubblico. È un terzo elemento. Ed è chiaro che la forma digitale è la forma di un sapere comune, che non vuol dire automaticamente migliore, ma vuol dire un'altra forma rispetto alle codificazioni. Ho discusso a lungo con amici giuristi su tutte le questioni rispetto ai diritti di autore su internet, che sono questioni enormi, difficilissime da gestire, eccetera, eccetera, perché è chiaro che le regole con cui noi abbiamo costituito i principi base dei diritti d'autore erano basati sulla divisione tra privato e pubblico, e tra l'uso privato e pubblico. Ma l'uso digitale è un uso comune, che non è né privato né pubblico, e quindi sfugge alla regolamentazione. Pensate cosa significa questo per il sapere e gli saperi, l'apprendimento, l'insegnamento. Seconda, velocissima osservazione. In questo senso la sfida mi pare difficile ma bellissima,
Perché, per esempio, io sono di quelli che amerei molto una società in cui il comune abbia ritrovi un suo luogo. Non amo una democrazia fatta di equilibrismi tra privato e pubblico. Amerei una democrazia del comune. E quindi trovo che è una bellissima opportunità. Detto questo, però, non possiamo illuderci che un cambio culturale di questo livello, avvenuto in più traumaticamente, non ci ponga di fronte a resistenze, sicuramente, difficoltà, rischi, ma soprattutto errori. Il sapere tecnologico che cambia richiede l'acquisizione di saperi pratici. E i saperi pratici, cioè automatizzati, come suonare uno strumento, richiedono tempo. Un cambiamento così rapido di fronte al quale siamo stati posti non ci ha dato il tempo, e questo sarebbe una vera urgenza, di a partire da questa emergenza ragionare su come esattamente questo sapere pratico può essere messo al servizio delle sue parti migliori. Per ora mi fermo qui, poi forse riprenderò alcune cose dopo. Ti ringrazio, Stella. Hai toccato ovviamente temi fondamentali. Per quanto riguarda la distinzione fra privato e pubblico, sono nel mio ufficio, ma ho scelto lo sfondo tipo caverna di Bin Laden. È del tutto anonimo, no? E anche questo è un segnale. Antonio, invece, io... sulla scia di quanto è stato detto fino adesso, vorrei mettere in rilievo il fatto, se permetti, della costruzione del gruppo Filosofia in Movimento. Io ricordo una nostra video call di qualche tempo fa, in cui mi dicevi che questo gruppo di ricerca, di filosofia, di filosofi, si interrogava sugli strumenti digitali e, diciamo, ascoltando prima Riccardo e adesso Stella, sinceramente ci si rende sempre più conto che forse non si può utilizzare la parola strumento per quanto riguarda il digitale. Comunque sia, con Filosofia in Movimento mi sembra che la sfida fosse proprio questa: proporre la cultura filosofica, il sapere tradizionale in un contesto digitale, in un luogo digitale. Che capacità reale di diffusione ha il digitale per la cultura? C'è un tipo di incidenza nella qualità delle proposte educative che si può proporre? Aggiunge valore ai contenuti che vengono veicolati? Qual è, dal punto di vista proprio pratico, al di fuori delle aule accademiche, il ruolo del digitale nei confronti della diffusione della cultura e dei saperi tradizionali? Allora, ti ringrazio, perché la domanda chiaramente mi permette di portare a questo tavolo un'esperienza che è cominciata 10 anni fa con altri amici, altri colleghi, fra cui cito Gianni Vatti o Mario Reale, che tu conosci bene, e Bruno Montanari, insomma, importanti studiosi, perché la domanda, i filosofi di solito si fanno domande più che dare risposte, la domanda è come il pensiero critico possa essere ancora veicolato attraverso i nuovi strumenti, di come questi nuovi strumenti potessero cambiare il linguaggio della filosofia, o comunque dei saperi tradizionali, come è stato detto. Ecco, Stella Morra ha fatto bene a ricordare il passaggio del dialogo di Socrate e Fedro di Platone, dove lì, lo porto come esempio tipico, la domanda era come cambierà la nostra società greca, la società tradizionale, di fronte alla scrittura, no? Questa tecnologia che chiaramente cambiava proprio il trasferimento della conoscenza. Lì c'era proprio un problema, perché la società orale è una società che parte tutta, che si fonda sulla memorizzazione, cioè sulla memoria, e chiaramente è una società conservatrice, dove il sapiente è colui che ricorda meglio e trasferisce un tipo di conoscenza esattamente come gli è stata concessa a lui. Il libro, e qui entriamo subito nel nostro problema, il libro, la scrittura, il testo a stampa, adesso stiamo facendo un discorso che è lungo secoli,
ha cambiato completamente la società, perché ha cambiato l'approccio tra chi insegna e chi impara, perché non viene più, fondamentalmente non è più la memoria che è importante quanto la riflessione, lo studioso sta anche da solo rispetto al libro e il pensiero critico lì si va a formare. Qual è stata la nostra diciamo così preoccupazione, la nostra domanda? Come proprio questa prassi, questa pratica delle persone, cominciando da me stesso, io non farei tanto una distinzione perché, come diceva anche Spadaro, siamo tutti immersi in questa rete di relazioni, anche adesso lo stiamo facendo, e Filosofia del Movimento in 10 anni è nata e si è fondata su questo tipo di relazioni. Noi facciamo continuamente incontri anche fra di noi, riunioni, facciamo quasi tutte sul web da sempre. E questa esperienza chiaramente cambia anche la percezione di come queste informazioni si vengono trasferite. Noi abbiamo, proprio perché siamo, diciamo così, fondamentalmente di stampo illuminista, abbiamo però cercato di superare l'aspetto dello studio soltanto fra studiosi e uno studio tipicamente intellettuale, perché noi con la Sorbonne a Parigi abbiamo aperto un gruppo di ricerca grazie a Michel Puech, con ordinario di filosofia teoretica, e ai suoi ricercatori, Giada Pistilli, che è anche un ingegnere, oltre ad essere filosofo è anche ingegnere, e loro da anni vanno nelle aziende, soprattutto nelle aziende tecnologiche, a cercare di studiare come si modifica il linguaggio del lavoro, il linguaggio della società, come viene percepito. Ecco, diceva bene Riccardo Luna, c'è stato un problema sia delle etichette, ma c'è anche un problema di come si costruiscono i documenti, di come si scrivono i documenti, di come si scrivono i messaggi. Ma come si scrivono i messaggi o come si scrive un documento cambia completamente l'approccio tra chi trasferisce un pensiero e chi lo riceve. E questo noi lo stiamo cercando di studiare nelle aziende e nello stesso tempo nelle scuole, perché abbiamo un secondo progetto che si chiama Esercitare il pensiero, dove noi andiamo nelle scuole, nei licei soprattutto, e cerchiamo di capire i ragazzi, che sono quelli che più vivono la tecnologia, e qui vorrei aprire una polemica in generale, cioè vivere la tecnologia significa che loro vivono proprio un approccio fisico e diretto con uno strumento, perché lo scrollare che faccio anch'io quando guardo Instagram, le immagini, ha un approccio completamente diverso con la fisicità di prendere un libro e studiare. Quale attenzione, quale concentrazione si ha poi sul testo o sul messaggio o su quello che si deve o su quello su cui si deve ragionare, quando noi stessi siamo persone che tutto il giorno riceviamo migliaia di informazioni su tecnologie completamente diverse, che hanno nella velocità e nella reattività la loro caratteristica. Cioè, a me lo strumento tecnologico chiede di essere reattivo, veloce e di apprendere superficialmente tantissime informazioni. Il pensiero critico è tutto il contrario. Il pensiero critico è un confronto che ognuno di noi fa con tantissimi punti di vista, anche su una stessa informazione. Sai bene come si fa, perché siamo tutti degli studiosi. L'approccio alla ricerca, lo spirito della ricerca, che è uno spirito personale che va fatto sul testo e sui testi e sulla ricerca anche di altri studiosi. Tutto questo si insegna nelle scuole, ma quello che ci siamo chiesto è se nella scuola, però, che dura poche ore a giornata, noi mettiamo dei ragazzi che sono già nati, come diceva giustamente Stella, sono nati in un ambiente dove le informazioni sono tantissime ma sono veicolate in modo diverso. Ecco, noi ci siamo cominciati a chiedere come unire, come cercare di trovare un punto d'incontro, perché io, per esempio, sono molto favorevole alla rete, cioè sono sulla tecnologia, ho una visione molto ottimista, però devo chiedermi come una coscienza collettiva che si forma su un certo tipo di approccio di studio possa subire un cambiamento così veloce come questo tecnologico. Cioè, studiosi anche della mia età o anche della tua età, che sei molto più giovane, no? Che si sono formati ancora in un certo modo, continuano a parlare in un certo modo, con un certo linguaggio, a trasferire un certo conoscenza, ma magari chi lo riceve non riesce a comprenderlo perché ha un altro approccio. Ok? Questa è la domanda. Chiaramente noi stiamo lavorando da 10 anni su questo, stiamo facendo ricerca, speriamo che prossimamente qualche pubblicazione riusciremo anche a farla, ma noi siamo nella fase di cercare di comprendere il problema. Che non, anche per un ottimista come me, mi rendo conto che c'è una differenza di approccio e soprattutto di linguaggio. E vorrei dire a Stella Mora, che ha fatto veramente un intervento che mi ha stimolato molto, è che sì,
questo magari lo dirò più avanti, non voglio rubare il tempo a tutti, che sì, c'è un problema su come è costruito lo strumento, la rete, e come diceva giustamente anche Riccardo Luna, le aspettative positive della rete sono state, diciamo così, in qualche modo superate da quello che è il linguaggio economicista, perché diciamo la verità, la rete comunque poi è gestita da grandi aziende, gli algoritmi sono pensati secondo uno schema che è quello schema economicista, per cui è chiaro che il linguaggio stesso è piegato da esigenze che non sono quelle dei paper scientifici, perché io da ottimista dico che mai ho visto tanti paper scientifici gratis disponibili, no, da casa mia. Io sono qui a casa e posso scaricare i paper scientifici, una cosa favolosa. Però diciamo che l'algoritmo non è che è funzionale a questo aspetto. E qui do ragione a Riccardo Luna e a Stella Mora, che hanno fatto interventi che mi hanno molto stimolato. Infatti, come vedete, sono più propenso ad andare dietro alle loro discussioni. Sono molto interessanti perché? Perché i paper scientifici sono interessanti, ma l'algoritmo mi ricorda sempre che una volta ho visto un paio di scarpe su quel sito, no? E allora tutta questa problematica noi stiamo cercando di studiarla, perché vogliamo capire come un certo linguaggio possa usufruire al meglio della tecnologia. Cioè, ci stiamo preoccupando di questi, perché ci siamo resi conto che lo studente o il nuovo studioso passa molte più ore a fare dei movimenti che non sono quelli che abbiamo fatto quando, no, eravamo occupati ore a studiare. Allora la filosofia si crea un problema. Come trasferire questo linguaggio, come trasferire il pensiero? E questa è una cosa che, insomma, da 10 anni stiamo cercando di portare avanti. Grazie Antonio. Prima di continuare il nostro giro di domande, volevo ricordare ai nostri partecipanti, ai nostri spettatori, che c'è la possibilità di porre delle domande in chat, se volete. E ce n'è una molto interessante che vorrei porre subito ai nostri ospiti, in quanto mi sembra che tocchi un punto critico molto importante, ovvero il fatto che gli adulti oggi stiano utilizzando la rete, mettendo a rischio a volte la vita sociale. C'è un uso della rete che può essere molto integrativo per la socialità, quindi il fatto anche di potersi vedere a distanza o di potersi passare, scambiare materiale, esperienze, eccetera. Ma poi ci sono luoghi come la famiglia, per esempio, in cui magari a volte si assiste, vi è capitato, no, di andare al ristorante e di vedere tutti con il proprio telefonino che mandano i messaggi e sono connessi con qualcun altro, no? E quindi sembra assurdo uscire insieme per non parlarsi e non comunicare. E quindi, ecco, Riccardo, la parola a te. Guarda, risponderò probabilmente in modo banale, ma rispondo con un'immagine che circolava qualche tempo fa sui social che mi ha molto colpito. Si vede una foto con tutte le persone che stanno in metropolitana e ognuno guarda il proprio telefonino e non si parla a nessuno. Poi l'abbiamo vista, l'abbiamo vissuta, se prendete la metropolitana l'avete vista. Poi si vede una foto fatta molti, molti anni prima, credo una 30, 40 anni prima, dove si vede lo stesso vagone della metropolitana dove tutti sono là dentro e ciascuno legge il proprio giornale, il proprio libro. E non si parlano lo stesso. Cioè, un periodo, quando io ero piccolino, non ci parlavamo perché quando io andavo a tavola la sera, papà accendeva il telegiornale e non poteva volare una mosca, perché lui sentiva il telegiornale durante la cena. E il problema non era internet o la televisione o i libri o quello che è. Se in una famiglia si parla, si parla. Se non si parla, non si parla. Internet ti dà uno sfogo per non parlare, ma non avresti parlato in un altro modo. Cioè, papà, che era un carattere chiuso, soprattutto quando ero piccolo, non ci faceva parlare, punto. E guardavamo la televisione. La televisione era l'internet di prima, e prima i libri, e prima l'altro. È chiaro che quello che c'ha in più internet di diverso agli altri cos'è? Ed è, secondo me, la cosa per la quale un aumento di cultura digitale è quello di cui abbiamo bisogno tutti come paese. Oggi gli algoritmi sono costruiti in modo tale da non farci mai uscire da là dentro. Un documentario che è stato molto discusso e molto visto in queste settimane, che si chiama The Social Dilemma, lo racconta molto bene, ma quelli che studiano internet sono tutte cose che già conoscevano, e si vede esattamente che quello che noi, quando noi siamo dentro la rete, l'algoritmo è fatto in modo da farci vedere sempre contenuti che ci tengono sempre dentro la rete, e quindi è molto più difficile uscire. È vero che prima c'era la televisione, prima c'era il giornale, ma era più facile uscire dal giornale di quanto non sia facile uscire dallo schermo del telefonino, dove i social network ti mandano notifiche che sono costruite sui tuoi gusti e sulle tue passioni, sulle tue debolezze,
in modo da tenerti là dentro più tempo. Quindi, da un lato io penso no, che una famiglia dove si parla lo stesso. Dall'altro è vero che però noi abbiamo tutti un tema, non solo nelle famiglie, ma tutti un tema di dire ma come ci relazioniamo davanti a questo mondo che ha quelle straordinarie opportunità di cui parlava Antonio Cesare, che sono il motivo per cui io mi innamorai di internet tanti anni fa. Cioè un accesso infinito alla conoscenza. Quando ero ragazzino, io se non studiavo prima sui 15 e poi sulla Treccani, e poi andavo in biblioteca per prendere un libro, ci mettevo una settimana, ci mettevo una vita a imparare delle cose, no? Oggi vai, clicchi e scarichi tutto, meraviglioso. Clicchi e ti connetti con tutto, meraviglioso. Due cose che non sono cambiate. Quello che è cambiato è che gli algoritmi della rete oggi sono costruiti in modo da massimizzare il profitto loro, e per massimizzare il loro profitto mi devono tenere collegato, e mi devono tenere collegato registrando i miei dati. Questa è un'economia della sorveglianza, qualcuno l'ha chiamata, della manipolazione delle coscienze. Perché ci sorvegliano? Per poter consentire alle aziende che devono vendere i prodotti di venderci i prodotti meglio. Ma allora questa roba qua ha un senso. Cioè l'abbiamo vista anche in politica, i rischi di questa cosa. Quindi oggi una migliore cultura digitale ti consente di difenderti. Svela il trucco, ti dice guarda il re è nudo, come si diceva una volta. Cioè questa roba qua, vedi il trucco che ti stanno facendo e ti puoi difendere. Se tu non sei consapevole di quello che sta succedendo, sei soltanto vittima della rete. Sei peggio di un follower, sei proprio, no? Sei uno strumento, sei il prodotto che poi viene venduto alle aziende. Allora, francamente, da quel punto di vista, una presa di coscienza migliore, che non vuol dire che la rete fa male. La rete fa benissimo per i motivi che ci siamo detti, no? La rete è straordinaria. Però probabilmente in questo momento si è aperto, per esempio, negli Stati Uniti un dibattito molto serio, che è passato per il Congresso, adesso passa per un'azione antitrust, per dire, ma siamo sicuri che tutta questa, diciamo, non competenza della politica non abbia consentito ad alcune aziende di crescere in maniera distorta rispetto a quello che doveva essere internet? Siamo sicuri che questa roba qui alla lunga non crei un danno? E per esempio non crei, diciamo, una cosa di cui si parla, una disgregazione del tessuto sociale. Io che faccio giornalista sono ossessionato dal fatto che una comunità è tenuta insieme dal fatto di avere dei fatti condivisi. Oggi noi non abbiamo più i fatti condivisi, ognuno guarda i fatti che vuole, anzi non che vuole, che l'algoritmo gli fa vedere. Quindi viviamo in tanti mondi paralleli, ma una comunità che non ha dei fatti condivisi, tutti possiamo avere delle opinioni diverse. No, una volta l'ha detto benissimo Obama, abbiamo tutti diritto alle nostre opinioni, ma non abbiamo diritto ai nostri fatti, i fatti sono fatti. Allora oggi una rete che ti fa vedere soltanto quello che tu vuoi e ti crea un mondo parallelo rispetto agli altri, con il quale poi alla fine il tessuto sociale si disgrega. Io penso che gli altri non esistono, sono sempre in torto, mentre invece la vita è più complessa. Allora, francamente, da quel punto di vista, c'è sia un tema di netiquette, l'abbiamo detto, c'è sia un tema di competenze digitali, di non lasciare fuori gli esclusi, e l'abbiamo detto, ma c'è anche un tema di consapevolezza digitale, che tutti dovremmo avere, anche, per ridisegnare la rete. Quelli che si occupano di internet da più tempo dicono è il tempo di fix the internet, aggiustare internet. Oggi, in questo momento, ci sono dei difetti fondamentali che non si risolvono spegnendolo, si risolvono capendolo. E quando lo capisci sei immune, usiamo un termine che in questo video di coronavirus non ci piace, sei immune da questo virus per il quale oggi siamo tutti i giorni strumenti di qualcun altro. Ecco, io posso andare avanti quanto vuoi su Deborah, ma lascio il tempo anche agli altri ovviamente. No, lo so Riccardo. Posso Deborah? Ma grazie. No, volevo porre invece a Stella un'altra domanda che arriva dalla chat. Sono contenta di questo coinvolgimento dell'audience di questa sera. Qui in questa domanda si parla dell'impoverimento del livello dell'educazione, dei saperi e della differenza grande che si è creata tra le generazioni precedenti e quelle attuali. Proprio poco fa Riccardo Luna ricordava quanto i dati dell'Unione Europea mettessero a nudo questo impoverimento. Del resto anche il Pontefice ha parlato dell'emergenza educativa. Come si può colmare oggi questo impoverimento? Chi viene dalle generazioni diciamo più anziane, mettiamola così, ma mi ci inserisco anch'io, chi viene dalle vecchie generazioni e quindi in qualche modo vive questo passaggio forse con maggiore consapevolezza, come può contribuire all'emergenza educativa in maniera costruttiva, evitando possibilmente quella frattura che dicevamo prima tra saperi tradizionali e digitale solo come strumento? Qual è la nostra sfida oggi, Stella?
Per dirla molto brevemente, sarò un po' provocatoria, quindi aggiungete un po' di sfumature alle cose che dirò in modo un po' troppo secco. Però io credo che già la parola impoverimento sia sbagliata, e esattamente la questione che tu ponevi è posta in modo scorretto. Il problema è che noi siamo esploratori in una terra nuova, di cui non abbiamo una mappa. La mappa di questi pericoli non la potevamo avere 20 anni fa, quando internet era ai suoi albori e quando non c'era stato chi aveva studiato come sfruttarla economicamente. E sono stati, come sempre accade per le tecnologie, dei sognatori un po' visionari che hanno messo in moto un percorso in genere pensando al bene. Dopodiché i percorsi di cambiamento come questi, soprattutto a livello così pesantemente culturale, sono occupati da quella che si chiama una governance, un'agency, cioè la capacità di governarla. Quello di cui personalmente io mi preoccupo non è che siamo impoveriti, non siamo impoveriti, siamo tutti arricchiti da questa situazione, se lo vogliamo, ma con un dovere di responsabilità rispetto al suo governo, quello che ci veniva detto sul pensiero critico. Solo che c'è una piccola differenza. A costruire un algoritmo efficace con gli strumenti attuali ci si mette una settimana, con un po' di training, 10 giorni, a costruire un sapere critico intorno a questo mondo sconosciuto, oggettivamente sconosciuto, ma non solo per la mancanza di competenza su quello che già c'è o sulla mancanza di consapevolezza, ma sconosciuto perché non sappiamo che cosa sta accadendo. E lo sappiamo sempre solo dopo che è accaduto, spesso scoprendo che è un errore. Allora, da questo punto di vista, io credo per fare questo ci va più tempo e più energie. Io credo, ad esempio, che parallelamente al ragionamento che si sta facendo, Papa Francesco in qualche modo, grande riferimento con la Laudato Si, intorno alle questioni dell'ambiente, si dovrebbe fare una mobilitazione allo stesso modo intorno alla rivisitazione di questo strumento a tutti i livelli. Ma c'è qualcosa, quando prima dicevo, il problema dei saperi tradizionali è scoprire che non sappiamo. O quando Antonio Cesare si diceva, sono 10 anni che studiamo questa questione, è perché esattamente non sappiamo, non è un modo di dire retorico, e non è solo di dire tutti dobbiamo essere consapevoli. Certo, compreso quando mi lavo i denti, devo essere consapevole di quanta acqua spreco. Cioè, ognuno di noi è chiamato alla maggior consapevolezza possibile, compatibile con la sua esistenza e il suo livello di cultura, rispetto alla propria vita, come si rapporta agli altri, alle cose che fa. Ma di per sé, rispetto a questo mondo, la consapevolezza non ci basta, perché siamo tutti vulnerabili in una terra di cui il peso culturale critico non lo sappiamo ancora qual è. E di cui dobbiamo fare esperimenti, e da questo punto di vista il Covid è un grande esperimento, come dire, non sottovalutando affatto l'aspetto drammatico, ma ci ha posto di fronte a un grande esperimento per non sprecare questa occasione, per imparare delle cose. Quando io dico chi come me ha un sapere tradizionale non sa, quello che voglio dire è che esattamente io cerco di essere un utente consapevole e ho molti strumenti culturali che un po' mi immunizzano, un po', no? E quindi, per esempio, un grande investimento sulla cultura è indispensabile, perché di una cosa siamo certi, la cultura è meglio, cioè qualche strumento in più lo dà, no? Essere ignoranti ci rende totalmente inermi di fronte a questo mondo. Essere colti non è sufficiente, non può aiutare. Quindi meglio intanto essere colti e dare a tutti una possibilità di essere colti. Ma contemporaneamente non è sufficiente. Perché, per esempio, che cosa vuol dire per me, non per i miei studenti, pensare in modo lineare, che è quello della scrittura, della lettura del libro che si legge da pagina 1 alla fine, o pensare in modo algoritmico? È un cambiamento che non è solo un'abitudine, e sta diventando un cambiamento neuronale nelle generazioni giovani, che
pensano in modo algoritmico e noi vecchi professori diciamo saltellano, sono incapaci di concentrazione, passano da un tema all'altro, non hanno capacità argomentativa. A questo è un cambiamento che lo strumento sta provocando fino a livello neuronale. Ma questa cosa non sappiamo come si abiterà. Possiamo solo applicare le nostre migliori intelligenze, la nostra passione per l'educazione, per cercare di capire come si educa con un pensiero algoritmico, al pensiero critico e alla consapevolezza. Grazie Stella, grazie davvero. Vedo un'altra domanda nella chat. L'eccesso della tecnica, ecco, una domandona da Pietro Ramellini che si firma, chiede la relazione tra uomo e tecnica. Antonio, la relazione tra uomo e tecnica, del resto il tema emerge anche da questo punto di vista. Finora abbiamo parlato di saperi tradizionali e di strumenti digitali, ma la grande questione è proprio quella della tecnica. Diciamo che questa domanda è molto interessante perché, come sai, io studiando l'enciclopedia francese, noi ci troviamo di fronte al primo grande esperimento di introduzione della tecnica con i saperi tradizionali, cioè proprio lì, proprio quello è stato proprio il momento storico in cui alcuni filosofi hanno pensato che si doveva oltrepassare la questione della metafisica e cominciare a studiare la tecnologia, l'industria, cioè addirittura, come sai, nelle 72.000 parole dell'enciclopedia c'è anche la spiegazione come si fa uno spillo da balia, come si costruisce la cipria, perché? Perché loro avevano un'idea che la società umana è complessa e bisogna dare a tutti gli strumenti minimi per comprendere cosa ci circonda, no? Per cui diciamo che l'enciclopedia, da questo punto di vista, è un po' lo stesso concetto dell'internet dei primi momenti, cioè tutti possono accedere a più informazioni possibili per la costruzione della propria consapevolezza, la propria autonomia di giudizio. Che succede? Che però lì si connetteva al concetto di progresso l'idea che la tecnologia dovesse essere funzionale all'uomo, ok? Questo è molto importante. Invece, questo è stato già detto da Luna e da Morra molto bene, qui noi ci troviamo che l'algoritmo rende funzionale uno strumento agli interessi del sistema economicista. Io dico sempre economicista perché è un modello anche mentale quello economicista, che non è nato con internet, perché c'è una bellissima letteratura che ha iniziato negli anni 60 del Novecento sul lessico della pubblicità e la cartellonistica auto nelle strade, nelle radi commerciali, nelle televisioni commerciali. Adesso magari io immagino, no, Luna, che è un giornalista importante, che lui ha molta più esperienza di me, domani fa una trasmissione con Spataro, vanno in una televisione commerciale e lì ogni 5 minuti li fermano perché c'è uno spot pubblicitario, no? Adesso non è soltanto vedere alla questione dello spot pubblicitario, vedere come si debba poi ognuno di noi costruire il proprio discorso dentro degli spazi che sono sempre più piccoli. Quando è arrivato internet ed è finito, diciamo così, l'entusiasmo della libertà per tutti di trasferire conoscenze, poi se vuoi parlo anche di una cosa abbastanza scottante, c'è stato un problema, che l'algoritmo è pensato talmente bene che noi stessi andiamo a cena con gli amici, fotografiamo il nostro piatto e il nostro bicchiere dell'aperitivo, ci fotografiamo col vestito nuovo, ci mettiamo in mostra, cioè noi diventiamo delle comparse di un grande spot pubblicitario. Ok? Questo è da considerare come un cambiamento dell'atteggiamento di ognuno di noi, perché stiamo diventando noi funzionali alla tecnica, ma non perché perché nello spirito critico viene meno, in quanto l'algoritmo, come diceva giustamente Luna, è pensato dal punto di vista della reattività per gli scopi commerciali, e io stesso magari stasera vado a cena fuori e mi viene voglio far vedere a Deborah che cosa sto mangiando, perché abbiamo parlato di quella ricetta che diceva lei, no? E intanto ingenuamente non capisco che sto, diciamo così, creando una narrazione di spot continuo, uno spot continuo che fa capire che lo spirito critico di cui parlava Stella Morra, cioè
di un approccio, no, di lungo tempo, di lungo periodo, è chiaro che qui noi sui social network non possiamo farlo, perché per acchiappare più visibilità devo avere una bella foto in primo piano con una dicitura molto piccola, con parole che sono proprio quelle che sono nell'hashtag giusto. Capite che, tornando all'enciclopedia, no? Settecentesca, il pensiero critico nasce dall'ampliamento del nostro bagaglio di parole e l'ampliamento delle nostre conoscenze proprio anche linguistiche. Invece qui noi stiamo andando in una direzione dove è più efficace parlare, dire tutti la parola giusta nell'hashtag giusto per poter entrare diciamo così, nella visibilità maggiore possibile. Ecco che la preoccupazione sullo spirito critico è fondamentale proprio in virtù di questo cambiamento. Cioè noi dal mito del progresso illuminista siamo passati allo schema aziendale allo schema aziendale dello sviluppo. Cioè io stesso voglio farmi vedere da Deborah, allora metterò la parola giusta che andrà a finire nella bolla di Deborah perché voglio sviluppare la mia visibilità. Capite che qui abbiamo veramente cambiato. Abbiamo invertito la questione, cioè non è la tecnologia che mi serve, ma sono io che sto servendo la tecnologia nel senso di chi la tecnologia la gestisce. Ecco, secondo me continuo a rimanere ottimista, però dobbiamo capire che la trasformazione è una trasformazione di lessico, cioè è una trasformazione che però è nata già prima di internet. Dal cartellone stradale alla televisione commerciale, tutto il nostro lessico si è impoverito perché era funzionale allo spot e alla distribuzione di prodotti che hanno bisogno di poche parole, semplici e comprensibili a tutti. Il pensiero critico, al contrario, ha bisogno di un lessico molto ampio e ha bisogno di costruire, no, linguaggi sempre più articolati, perché la realtà intorno a noi è molto articolata e non possiamo ridurla con un linguaggio povero. E su questo noi stiamo lavorando e dobbiamo lavorare tutti insieme, perché abbiamo bisogno di capire come ampliare le parole, non come chiuderle. Grazie mille Antonio. Io allora vorrei chiedere a questo punto a Riccardo, nei brevissimi minuti che rimangono, una battuta. Tu all'inizio hai parlato di questi dati dell'Unione Europea, hai parlato delle ragioni per cui l'Italia è poco digitalizzata e le conseguenze di ciò. Ma cosa possiamo fare realmente per migliorare? Quale può essere l'impegno quotidiano, o comunque l'impegno di questa nazione per migliorare nel digitale? Perché mi sembra di capire che comunque le conseguenze ci siano e siano anche piuttosto pesanti da un punto di vista sociale. L'audio, per favore. Scusami, l'impegno per legge su questo argomento spetta allo Stato, e spetta allo Stato e alla RAI. C'è una legge approvata qualche anno fa che dice che lo Stato si fa carico del tema delle competenze digitali. Guardate che nel lockdown si è visto fortemente il fatto che i ragazzi che venivano da famiglie più povere non erano in grado di seguire la didattica online, oppure le famiglie dove non c'erano abbastanza computer, abbastanza connessioni erano esclusi. Cioè è un tema di inclusione sociale di cui lo Stato per legge, se le sono approvate da soli, si deve far carico, cosa che in questo momento non fa. Lo dice tra l'altro nella legge, è lo Stato e la RAI. La RAI è il più grande strumento, no, di culturale che abbiamo in questo paese, entra in tutte le case, parla a tutti quelli anche che non sono in rete. Tanto parliamo quindi. Allora, la RAI da anni dovrebbe impegnarsi su questo terreno. Cosa fanno? Fanno un bel programma di target altissimo che mandano a mezzanotte ad agosto della collega Barbara Carfagna, codice, ma si rivolge a quelli come me, che già sanno tutti della rete, lo mandano a mezzanotte ad agosto. Pensate che audience può avere quel programma. E durante l'anno, niente. Ma no, francamente, la RAI ce l'ha nel contratto di servizio di fare questa cosa. Cioè, lo Stato e la RAI dovrebbero occupare, non sono i cittadini che si devono impegnare di più. Tra l'altro, c'è un'altra cosa che sta per accadere. Hanno approvato, alla metà di settembre, il decreto semplificazioni. Il decreto semplificazioni, quando è stato presentato dal nostro Presidente del Consiglio, un paio di mesi prima, ovviamente, perché è il decreto, è detto, noi vogliamo che l'Italia possa funzionare con un click per tutti. Bellissimo. Cosa hanno detto? Che tutta la pubblica amministrazione in Italia deve funzionare in digitale non fra 10 anni, fra 5 anni, fra un anno, fra 4 mesi. Cioè noi, secondo loro, secondo la legge che hanno approvato e che il Parlamento non ha modificato, perché io ero sicuro che sarebbe arrivata una proroga, forse arriverà nel famoso decreto milleproroghe, perché noi le proroghe le facciamo sempre nel decreto di fine anno, 23.000 enti pubblici improvvisamente diventano digitali, quando oggi lo sono pochissimo.
soprattutto diventare digitale non è una questione di prodotto, è una questione di processi. Noi non abbiamo abolito il fax, abbiamo trasformato il fax in digitale. Ti dicono, per favore, stampati questa cosa, firmala, scansionala e rimandamela, il contrario del digitale. Quindi per la pubblica amministrazione è un processo gigantesco. Quindi noi abbiamo dei cittadini che hanno dimostrato con lockdown di essere disponibili a usarlo, uno Stato e la RAI che se ne dovrebbero occupare, una pubblica amministrazione che fra 4 mesi dovrebbe diventarlo. Cioè, una combinazione formidabile. In più abbiamo il recovery plan che ha detto che premierà progetti che sono legati alla trasformazione digitale di questo paese. Tanto che ha girato un mesetto fa, ve lo ricorderete, un elenco surreale in cui c'erano oltre 400 progetti di tutti i ministeri, dove erano qualunque progetto di qualunque tipo con aggiunta la parola digitale. No, a un certo punto mi aspettavo pure di trovare la carbonara o la matriciana digitale, era tutto così. No, una cosa surreale. Allora, io mi auguro in realtà, visto che poi è stato detto che quello era soltanto un primo elenco, una bozza, eccetera, che ci sia la consapevolezza che da qui passano due cose: la possibilità che questo paese ricominci a correre dal punto di vista economico e che abbia dei cittadini in grado di essere cittadini di un mondo digitale e non sudditi come poi adesso. Quindi questo è un passaggio fondamentale. Serve una classe dirigente che è consapevole di questo passaggio e quindi faccia bene la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, faccia bene i piani per il recovery plan e consenta a quelli che sono rimasti indietro di entrare in questa partita. Una sola aggiunta: entrare in questa partita non vuol dire cancellare l'analogico. Guardate, io qualche anno fa, quando mi chiesero di fare il direttore di Wired, erano appena arrivati gli ebook, il Kindle, eccetera, mi ricordo che per 2 o 3 anni leggevo soltanto roba che mi arrivava sul Kindle, anche perché facevo prima, volevo leggere un libro americano, cliccavo e dopo un secondo lo potevo leggere, non dovevo aspettare che mi arrivasse. Poi mi sono reso conto che in realtà per leggere davvero un libro, io ho bisogno del libro di carta. Cioè c'è bisogno di non perdere il gesto analogico. C'è bisogno di non perdere, che vuol dire non perdere anche il rapporto fisico con le persone. E che è una cosa che in realtà i nostri ragazzi, io ne parlo, sono padre di 2 figli abbastanza giovani, sono tutti e 2 ancora a scuola, fanno grande fatica a fare. Cioè, avendo una cultura che passa da uno schermo e che quindi spesso passa da un video, i miei figli, che pure sono bravissimi, fanno una grandissima fatica a concentrarsi su un testo scritto. E non devono perdere questa cosa. Perché quel sapore critico di cui parlava Antonio Cesare passa anche da lì, dalla capacità di concentrarsi e andare in profondità in una cosa. Cosa che io a un certo punto ho fatto, sai che c'è? Me li ricompro tutti di carta e li rileggo di carta per concentrarmi davvero, per portarmi a casa davvero. Quindi, detto che c'è bisogno di farla e completarla questa rivoluzione digitale e non lasciare fuori nessuno, la rivoluzione prevede anche il fatto di ricordarsi che certe cose non vanno perdute. Questa cosa qua è una cosa in più, non è una cosa che elimina quello che c'era prima. Deve essere un in più che noi abbiamo, che ci consente di vivere in questo nuovo mondo. Forse ho finito il tempo. No, grazie infinite Riccardo. Stella, in questo mondo così complesso di tanti saperi, nuovi, antichi, eccetera, non si rischia un po' di essere frammentati? Chi è competente di digitale magari non sa leggere un libro alla vecchia maniera, ora scusate la sintesi estrema, ma siamo davvero alle ultime battute. Che cosa vuol dire oggi ripensare il sapere nella sua unitarietà e come eventualmente contrastare una frammentazione di saperi dove l'iperspecializzazione richiesta dalle competenze effettivamente mette a rischio anche una visione di insieme? Io credo che questa domanda è esattamente molto funzionale al ragionamento che veniva fatto adesso da Riccardo, cioè essere capaci di guardare al futuro senza perdere le radici, senza perdere ciò che ci porta, no? La parte, cioè, saper ragionare sia in lineare sia in algoritmico, non ma e, no? Perché credo che, per esempio, la grande questione oggi, e il digitale è in questo una grande sfida, è quella di fare l'operazione analoga che il Medioevo aveva fatto quando ha immaginato un sapere unitario, come dire, a partire dal suo oggetto. Noi siamo oggi chiamati a immaginare l'unità del sapere a partire dal suo soggetto. E il digitale ci sta mostrando questo. Non c'è, il Medioevo aveva immaginato la teologia, lo dico da teologa, come regina delle scienze che teneva tutto insieme, no? E perché aveva una verità che poteva contenere le altre.
noi siamo chiamati dal digitale a immaginare che il soggetto, colui che insegna e colui che apprende come soggetti comuni, che hanno un pezzo in comune, sono il vero luogo dell'unità dei saperi. Devono diventare, come dire, il contrario della depersonalizzazione in senso psichico, la capacità di essere persone, personalizzati. Da questo punto di vista io credo il digitale può essere una grande sfida, ma anche un grande aiuto, perché esattamente smaschera i falsi specialismi, e perché la grande lotta è tra il narcisismo dell'eccesso di specializzazione e il narcisismo del pensiero economicista. È una grande lotta tra due narcisismi, e solo puntando sul soggetto saremmo e sul suo essere capace di essere personalizzato, cioè di stare alla cosa, alla res, potremmo ritrovare un'unità dei saperi, che si fa solo tenendo insieme analogico digitale, tradizione e futuro, cioè non mettendo in alternativa questi temi. Mi fermo. Grazie infinite, Stella. Antonio, ti chiedo un'ultima battuta sulla capacità oggi di incuriosire davvero le persone. Noi siamo bombardati continuamente da tante opportunità. Prima si diceva si può scaricare qualunque cosa su internet, possiamo venire a contatto con qualunque cosa, nello stesso tempo rischiamo di essere in un mondo virtuale perché il web ci ripropone le cose su cui abbiamo cliccato, e quindi sui prodotti, le cose che ci piacciono e non alternative che non abbiamo scelto, che abbiamo già scartato. Incuriosire davvero le persone, cioè incuriosire nel senso non solo di dare un'occhiata un attimo e passare oltre, ma incuriosire nel senso di impegnarsi, di approfondire, di voler conoscere. Oggi, dal tuo punto di vista, è più facile o più difficile? Come incide questo nella costruzione del sapere? Guarda, io per essere anche molto sintetico posso fare una, diciamo così, posso portare una diciamo così, un'esperienza che stiamo facendo realmente. Quando andiamo nelle scuole, ad esempio, proprio perché noi siamo in un'ottica di ricerca e di indagine, non siamo lì a fare proclami nel bene e nel male della rete, noi facciamo dei progetti veri dove chiediamo agli studenti, passando dalla rete, cioè passando comunque dalla loro esperienza alla rete, a tornare a un dibattito e a confrontarsi con il libro, nel senso che noi scegliamo dei testi e chiediamo a loro di fare una ricerca anche su internet di tutti gli interventi. Certo, poi lì troviamo delle cose, c'è di tutto, no? C'è dell'intervento dello specialista, c'è l'intervento anche di quello che ne sa poco e niente e ha scopiazzato dall'altra parte. Questo è un rischio, ma siccome noi viviamo in questo mondo, come diceva anche Antonio Spataro, noi viviamo in questo mondo, noi dobbiamo essere in grado di far capire allo studente, al giovane, che deve essere lui ad avere uno spirito, un atteggiamento critico, a valutare dove e come un certo argomento deve essere positivamente portato e non portato. Per cui facciamo un circuito, facciamo un progetto durante l'anno in cui, partendo da alcuni testi, facciamo fare a loro dei video, facciamo fare a loro degli scritti in cui devono portare una letteratura che loro trovano sia in rete sia in biblioteca. Questo metodo, che chiaramente è solo sperimentale, non ha ancora una valenza, no? Però ci sta portando a capire che davvero possiamo tornare allo spirito critico attraverso i nuovi strumenti. Quello che dobbiamo fare è superare l'algoritmo che ha altri interessi, ok? E fare un lavoro fra le scuole, l'università, le fondazioni e tutti quelli che sono interessati, no? A mantenere la società da un punto di vista di quello che io continuo a chiamare spirito critico, che è l'atteggiamento moderno che ha portato a tutto quello che abbiamo visto, ecco, loro devono essere interessati a fare un'operazione di integrazione, cioè non di sbarramento, cioè il cellulare non va spento, il cellulare va utilizzato come strumento didattico in quel momento che facciamo lezione. Io ricordo che una volta a un liceo ho fatto un'operazione, ho preso l'enciclopedia La Voce Città e ho chiesto agli studenti chi era più veloce, chiaramente l'ho fatto apposta, a cercare la parola città. Si sono accorti che tutti i 50 ragazzi che erano lì avevano trovato la stessa voce di Wikipedia, ok? E ho dimostrato che praticamente l'omogenizzazione di una ricerca, se si fossero fermati a quel punto lì. E noi dobbiamo, per cui,
unire gli sforzi per poter fare questo tipo di operazione qui, cioè spingere i ragazzi che sono nati col digitale, beati loro, nel senso che io chiamo mio figlio spesso per mettere a posto la situazione degli schermi, eccetera, anche era già in collegamento per darmi una mano, eventualmente non fossi riuscito a far funzionare il microfono, però noi dobbiamo prendere quello che questi ragazzi sanno meglio di noi e riportarli all'operazione, a uno spirito che c'è una ricerca, fargli capire che non si devono fermare a quello che gli viene addosso nella ricerca dello strumento. Due piccole cose. Noi abbiamo fatto, da tutto questo esperimento, abbiamo fatto uscire un piccolo testo con un piccolo editore che si occupa di tecnologia sulla cittadinanza e Costituzione, con dei QR code che rimandano a dei testi su internet, e i testi quelli su internet rimandano al testo. Così, in questo modo, abbiamo legato i due passaggi e abbiamo cercato di spingere il ragazzo a interessarsi anche della visione del testo, che l'uno e l'altro sono collegati. Per chiudere il cerchio devono leggere il testo e devono leggere anche la parte su internet. Per chiudere tutto, ti ricordo che noi stiamo cercando di fare un progetto, no, di dibattito su internet, e poi di fare di conseguenza un testo per Castelvecchi a partire da questo dibattito, no? In questo modo noi cerchiamo di tenere unite i due passaggi, perché crediamo che lo spirito critico deve riconsiderare la tecnologia come parte integrante di tutto il discorso. Non si può pensare di bypassarla o di demonizzarla. Noi dobbiamo, come diceva Antonio Spadaro, noi siamo dentro questo mondo che non è virtuale, per cui dobbiamo cercare di capire come portare dentro gli studi tradizionali e la tecnologia. Grazie Antonio, io vi ringrazio tutti quanti. Riccardo Luna, volevi dire? Devo andare via, c'ho una cosa che cominciava adesso, sai, queste videochiamate a orario, sono 7 minuti, entrato su quella dopo. Grazie per essere stato con noi, grazie. Davvero. Vi lascio allora liberi, perché comunque abbiamo terminato. Come al solito sono più le domande che le conclusioni e le tesi che possiamo, riassumere alla fine del webinar. Ho visto che avete reso disponibili anche le vostre email per i nostri ascoltatori. Ringrazio davvero i nostri ospiti, Padre Spadaro, lo staff di Georgetown e ovviamente la nostra audience. A presto e alla prossima. Arrivederci.